Intanto le schede esplicative della mostra pongono un limite temporale, 1957. È chiaro che questo limite nel fluire della mostra poi non si coglie con immediatezza. Ma perché questo 1957? Perché è stato l'anno in cui Camillo è stato cacciato da Milano. Quindi lui e prima di lui padre Davide, 3 anni prima. Quindi lui ha scelto di tornare nella sua Tirano, in Valtellina, nel suo convento di Tirano, a poche centinaia di metri da casa sua. E da Tirano ha sviluppato tutta una serie di agganci, conoscenze, amicizie, rapporti con la Val di Poschiavo. Abbiamo dovuto operare all'interno di un mare di circa più di 1000 foto. Lo spazio della galleria è questo e quindi ci siamo messi in pensiero su quali fotografie scegliere a scapito di quali altre. Un libro che raccoglie gli atti del convegno che abbiamo fatto, che abbiamo tenuto a Tirano il 24 febbraio. Quindi è stata veramente una corsa contro il tempo, perché sono 3 mesi e in 3 mesi il libro è già pronto. Che libro è? I libri di atti in genere sono noiosissimi, salvo pochissime eccezioni. Allora lo sforzo che ho fatto è di togliere questa aria dal libro di atti e trasformarlo in un libro di amici. Chi vorrà leggere, spero che saremo tutti a riprendercelo in mano questo libro, si accorge che sono tutti amici che parlano e scrivono di Camillo. Solo una eccezione, che è Mariangela Maraviglia, che però ha scritto una bellissima biografia di padre David e ha fatto una bellissima relazione. Una relazione a Tirano, oltretutto, in cui ci ha fatto capire che ruolo straordinario aveva Camillo nel guidare gli amici, ma senza fare sconti. Io ho avuto occasione di incontrarlo in più occasioni. Di quei momenti comunque serbo un ricordo molto così chiaro, molto vivo, molto forte, perché mi hanno aperto uno spiraglio su quelle che erano le sue grandi doti umane e intellettuali. Di lui ricordo soprattutto i lunghi silenzi che precedevano i suoi lucidissimi interventi, che non mancavano mai di aprire nuove e stimolanti prospettive. Grazie a lui e ai suoi amici ho poi scoperto e apprezzato, ed in parte pure coltivato, la frequentazione reciproca, oltre ai limiti che le frontiere, di qualsiasi genere esse siano, ci impongono. Direi che c'è un aspetto sul quale vale la pena soffermarsi brevemente, ed è quello del rapporto che Camillo aveva con la frontiera. Molto spesso è stato detto che Camillo era un prete sulla frontiera. C'è anche un bellissimo libro che porta proprio questo titolo. Le frontiere che abitava lui non erano solo quelle geografiche, seppure erano anche quelle, ma erano frontiere ideali. E il modo soprattutto in cui lui ha abitato le frontiere è questo che lo caratterizzava. Noi siamo abituati a pensare alle frontiere, è anche giusto che sia così, le frontiere sono state purtroppo fatte anche per questo, per dividere. Le frontiere sono fatte per dividere, c'è un di qua e un di là. E io di solito sto sempre di qua e quegli altri stanno di là. Questo è un modo di interpretare le frontiere, come qualche cosa che divide. Oppure le frontiere, e questo era il modo in cui credo lui interpretava questo termine, insomma questo elemento, beh, le frontiere sono il luogo dove due cose diverse si incontrano. Con Camillo si comincia da una parte, si sa che poi si va a finire da un'altra. Ecco, tanto è profondo il suo mare. Ho narrato di Camillo uno spicchio, altro ho messo appunto su una 30ina di capitoletti su Facebook. Ecco, c'è una cosa a cui ci tengo molto, cioè nei giorni scorsi anche c'è stato un dolorosissimo anniversario, cioè 40 anni dall'uccisione di Aldo Moro. Ecco, io ho dedicato 5 capitoletti proprio a questo, perché Camillo ha avuto un suo ruolo, lui e tuo Aldo, importante in tutta questa tragica vicenda.